Buono, buono ragazzi, siamo qui al Mercano Hermanos Yes. e dobbiamo sceglierci un buon vino rosso per festeggiare un evento. Abbiamo che celebrare un evento, entonces necesitamos un buon vino Che vino ci prendiamo? Yes. Coto de mais. È giudicato, vai. Vamos. E vedremo Mamma mia. che cosa andremo a festeggiare stasera. Comunque il parcheggio del Mercadona di San Siro è un casino, ragazzi. Se entri qui dentro non esci più. Un consiglio che vi do, parcheggiate fuori, che è un casino. È un labirinto mortale, veramente. Casino, raga. Noi abbiamo posteggiato fuori. Che va? Vamo, va. Chiquito Budello. Siamo tornati, guarda chi c'è. È tutto insonnacchiato. Che vuole tutto insonnacchiato? Eh? Che vuole? Vuole un veneno. Vedo la mia vita prezioso. Prezioso. Sì, andiamo. Grazie, hermano. Dobbiamo caricare la spesa. Grande evento stasera. Signore e signori, cosa sarà? Non ve lo diremo ancora. Job, siamo qua, ci stiamo facendo qualcosa per la cena e vedremo che si fa. Luca si mangia noci e vediamo che si fa. Oggi è una bella giornata, una bella serata fantastica. Festeggiamo qualcosa di bello che abbiamo finito, che tra poco diremo. Abbiamo papas, brava, rustica, anzi no, perdono. Bueno, rustica, papa rustica, è anche chiamata papa brava. E festeggiamo. Bueno, Luca ci ha preparato anche la pellicola, il film. Sistemiamo, apparecchiamo, che quasi quasi ci siamo. Questa è la prima fase, ora dopo pigliamo anche il vino, no bro? Super vino, vediamo com'è. Vediamo com'è il vino. Oh, c'è cioè fresco, si sente. Buono. Good, 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 good vino. Aspetta, aspetta. Coto de Mans, Dimas, riserva 2019. E festeggiamo. Pepe che merita. Alla grande. Al Alla nostra. nostro hermano Alla nostra. Porfin. Abbiamo finito. Finito di pagare Yes, la gordita Porfin. alla Viva la salute, gordita. nostra casita. Esatto, fa anche rima, nostra casita. E ora sigue la lucha, sempre. Ora ho un altro capitolo e via, abbiamo finito di soffrire. Era una grande e bella rata, Yeah. proprio bella bella, Una buona lettera. una bella lettera veramente. Il vino è buonissimo, ma buono, 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 buono. Buono, buono, buono. Buono, corposo, ma non troppo pesante e non dà fastidio. Buono, buono. Proseguiamo. Scallop egg. Più questi. E siamo a posto. Veramente, veramente ci godiamo la serata. Vino, noci, film, comida, mangiare quasi pronto e via. Luca. E via. Alla nostra. E cena da urlo, pronti anche con le nostre belle salse, maionese vegana. Stipidi. Hummus e film, vino buono, noci, impanata vegana, patate, che vuoi di più? No? Che dici, bro? Stiamo a tope, le 5 stelle, io veramente, alla grande. Buone queste patate, eh? Mercadona, buone, buone, buone. Proseguiamo e festeggiamo soprattutto
Neanche ci crediamo. Abbiamo finito. Grande soddisfazione. Buono ragazzi, ci siamo fatti la cena, ci siamo sparata, tranquilli, ora ci proseguiamo il nostro bel video. No, mi chiede solo il vino. Col vino. E vamo a terminare questo da me, tranquillo. Già, che già siamo a buon livello, come si dice, in buon cammino. Beh, per me è criptonite, però va bene, stasera ci vuole. Non del livello del boraccio, adesso non... Però stasera ci vuole, perché dobbiamo festeggiare. Sì, celebriamo algo importante. Qualcosa di veramente importante. Fin di un'epoca difficile también. No, veramente. E c'è l'epoca del Covid. E c'è costato, soprattutto quest'anno è stato difficile, veramente peggio del Covid. Uff. Quest'anno è stato veramente per noi peggio del Covid. Però ce l'abbiamo fatta lo stesso, soli, e anche grazie a un po' di fortuna abbiamo incontrato anche qualche brava persona nella nostra... Il nostro appoglio deve dare sempre, infatti, sito, che ringraziamo, amistà, non ha bisogno di essere nominato, lui lo sa, perché ci segue. Ciao ragazzi. Quello ancora versa vino, ancora vino, in male, ma ormai è un pazzo, io già sono... Due coppa di vino cada uno, no, impressionante. E invece stiamo vedendo il film. Tranquilli, tranquilli. Y voy a comprarte una gran mansión, ¿vale? Ya. Y yo me encargaré de diseñar las carátulas de tus discos, ¿me oyes? Bueno, oyes. Señor Basquiat y señor Gillespie, entre tanto dejadle mortadela a tu hermano. ¿Cómo se llama el film? Sí. Ciudad de Asesinos. Podéis soñar, chicos, pero aquí la mayor esperanza es la pasta. La pasta y el dinero. Money, money. Dirección actual y anterior al desastre. La misma. Papeles del seguro. Va bene. Come, hermano? Hermano? Sconnettando. Alla grande, stasera si brinda, stasera si, lui fa festa. Quando mai bevo io tutto sto vino? Però è buono comunque, perché non ti dà subito alla testa, vuol dire che è buono, giusto, fra? Quando è così. Buono. Mañana altro dia di descanso. Ya. E mañana altra giornata di riposo di Luca. E buongiorno bella gente, siamo qui e ci facciamo colazione veloce e poi ci andiamo a fare la spesa, andiamo a vedere un po' di compra e poi vediamo cosa possiamo fare in giro, andremo a visitare qualche luogo nuovo magari, dai, ci sta, andiamo a fare colazione prima. Buono, ci troviamo qui al Medano, che è l'unico supermercato aperto di domenica, Superdino. Dentro questo centro commerciale, chiamiamolo così, ci sta un supermercato, poi ci sta un baretto, un altro bar, altri negozi qui dentro, Superdino, che è aperto, e ci andiamo a fare questa spesa. Oggi che abbiamo nel supermercato, hai queste offerte. Voi che ne pensate, come la situazione in Italia? Vediamo qua i prezzi. Dopo. Buono, i prezzi non sono male, anche la berenghena, quanto è la berenghena? Buona, è un po' cara, 2,25 addirittura, anche i peperoni in offerta 2,29, buono, i pomodori a 1,99, vabbè, ci può stare, calabacini, che è la zucchina 2,95, wow, un po' cara, però è aumentata dappertutto la spesa, anche qua è aumentata, porca miseria, si può comprare più niente ragazzi, però va bene. Poi non parliamo dell'olio, che è aumentato di brutto anche qui, il più scarso lo trovi a 8,95 o com'è a 8 euro, ma meno extravergine non ne trovi, tutto caro. Pasta in offerta, la pasta anche è cara, 1,92 qua addirittura, questa la vendono 1,48 negli altri supermercati,
è un po' caro, visto qua è 1,48 il prezzo, anche questo era 1,48 nei vecchi supermercati. Addirittura anche gli spaghetti e l'indine 1,92. Che va, è caro, caro ragazzi. Questo superdino per me conviene per qualcosa, ma non conviene per qualche altra cosa. È un po' caro, ma va bene così. Cerchiamo il parmigiano per Luca, perdona. Qua non c'è, è da quella parte, va bene, proseguiamo. Buono, però abbiamo trovato le nostre salsicce vegane e ce le prendiamo, sono a 4,49, va bene, è giusto il prezzo, ci può stare, perfetto. Ora il parmigiano per Luca, calzarola 1,38, questo qua 1,38 è buono, 1,38, pazienza, lo prendo da là del 1,69 la busta quella più grande, ma va bene così. Niente, penso che per adesso questo, la pasta di cerciolone ne prendo, triturato non ne ho, pomodoro, ma quel pomodoro è caro, no? Quale abbiamo qua, pomodoro triturato? E allora, triturato extra addirittura, Dino, 59 centesimi, e questo triturato latte 90 centesimi, triturato extra, ce lo prendiamo un grande, no? 90 centesimi conviene, va bene, si può fare. Non so se ci sta anche la maionese vegana, ma credo che non c'è maionese, no, non c'è la maionese vegana, no, pazienza, va bene. Preparto pesce, non ne mangio, questo tutto che mancava, parmigiano, abbiamo preso il pane rotolone triturato e basta, penso basta per adesso, basta, che qua soldi non ne spendo perché è caro. Altra pasta in offerta è qui a 1,25, vabbè, ci può stare, è tutto uguale. Beh, a proposito, mi mancava il pepe nero, cerchiamo il pepe nero e penso che per adesso va bene. Bene ragazzi, qui siamo allo Squistiano, oggi la giornata non è un granché, dopo il calima, il caldo anche di stanotte, oggi è più fresca la giornata, no brother, com'è la situazione? Già, buon dia, via tranquillo, muy tranquillo, muy tranquillo, che facciamo? Che siamo di bello? Che facciamo di bello? Dove ci andiamo? A chi andiamo a insultare? Andiamo a insultare a Los Hermanos. Vediamo questi qua, andiamo a vedere chi sono questi nuovi. Chi è? Dove? Los Hermanos, qua davanti. Tipiti, Los Hermanos è un social cannabis club nuovo. Ce n'era un altro qui vecchio e hanno riaperto quest'altro nuovo. Potremmo andarci a fare una piccola recensione. Vedremo. Vamo a vedere. Andiamo a scoprire questo posto nuovo. Buongiorno! Oh! Lico Gentleman Smoker Club è diventato Los Hermanos. Buongiorno bello, qua siamo il nostro super grande amico. Super super. Due grammetti del cuore. Qui potete trovare tanta bella varietà. Accessori e prodotti cannabinoidi.
E hola hola, ed eccoci qua e ci facciamo un bel lavaggio alla gordita che sta puzzando. Facciamo un bel lavaggio. Siamo qua all'autorimessa T-Gas al Medano, comodo, organizzato, pulito, e c'è di tutto. Puoi fare dal chimico il bagno, qua c'è il lavaggio, lì sopra alla mia sinistra c'è il ponte, davanti ci sono le aspirazioni, l'aspiratore, c'è l'aspirapolvere, e qua per le auto. Sono ben organizzati. Tu che andate a prendere qualcosa da bere, un caffè, non lo so, sempre quello, se non gli manca il caffè. E siamo qua a aspettare che ci tocca il nostro turno. C'è questa coppia di tedeschi, ehi fratellone, coffee time, coffee. Grande fratello, buono, qua siamo, aspettiamo il nostro turno. Quello mi ha fatto mettere più avanti, mi ha detto fatti perché stanno arrivando altre, mi ha detto siamo arrivati in tempo, wow. Chi te l'ha detto? Il tipo che gestisce qua il lavaggio, il ticasso, no? L'impiegato, ecco. Adesso tiene che limpiarlo, tiene che lavare adesso la furgonetta, no? Come è fatto? Buono, proseguiamo, aspettiamo. Lo deve lavare poi? Sì, penso di sì. Buono, siamo ancora qua, stiamo aspettando. E non ci dà addosso, eh! Tiene una gana, una voglia. Tiene su età di origine tedesco, perché la targa è tedesca, i tedeschi sono dei grandi camperisti, ragazzi. Questo c'ha una gana di lavare le cose, un'attitudine, pare un ragazzino. Ora noi ci laviamo la nostra. Non ci far andare l'acqua nelle grade non gliela buttare. Perfetto, siamo tornati, calzata di nuovo, posteggiata di nuovo, allacciata e fatta. È venuta pulita pulita, dai, non c'è male, dai, è più bianca. Siete più bianco però, dai, molto più bianca. E ora ci facciamo tutto il fuori di dentro, ci leviamo il cambio lenzuola e via. Pulita pulita pulita. Pulita pulita pulita. Perfetto. Gocciolo, sembra le gocce della fatta della cappuccina che ho nel parabrezza. Vabbè, niente, ora lo puliamo. Ok, a posto, fatto. Anche Tommy ha preso la sua posizione. L'abbiamo lasciato qui, si lamentava, ci ha detto il vicino. Si è infadò. Ti sei incazzato perché ti abbiamo lasciato qua? Eh? Non passa nada. Sta mio caso, fuero. Tu lo sai che non ti lasciamo. È no? L'impegno dell'impero, da chi? Faccia di mucco. Sei spaventato. Un po' di casino c'è, però vabbè. Luca si controlla le schedine. Bravo, bravo. Vinciamo, vinciamo. E niente. Ok. Ci prepariamo. Buono, buono. Noi sai come facciamo? Finiamo con questa bella scenetta, tranquilli, tranquilli. Tipo cacio e pepe vegana, con formaggio vegano e mantequilla e pepe nero. Crocchette di spinaci. Luca sta cercando qualcosa, forse, non lo so. Va bene, chiudiamo la serata. Ya, yeah, buon provecho. E nosotros descansamo. Buono raga, alla prossima. Yeah. Come sempre, sperando che ci seguite, mi raccomando, non vi dimenticate al solito, se non lo fa, se non siete iscritti, fatelo per favore, e like, per noi è molto sempre, importante. Claro. Grazie, vi vogliamo grazie, bene. Ciao, sempre, bye, ciao ciao.